Quadro era il film giusto per inventarsi qualcosa in più. Una pellicola che va in distribuzione online, quindi con la rete, una serie di persone e anche di attori molto giovani, una storia di un video che va anche quello in rete. Insomma, c'erano tutti gli ingredienti giusti per inventarsi per la prima volta in Italia un progetto transmediale. E quindi, coinvolgendo due piccole squadre, Anything Media, un'agenzia di comunicazione, e alcuni studenti dell'Istituto Europeo di Design, abbiamo inventato una serie di esperienze che vanno sia nel mondo reale che nel mondo digitale. Le esperienze reali hanno visto delle serate brandizzate in discoteca per far parlare del film. Abbiamo creato una serie di toys cartacei da distribuire anche in rete e oltre a quello una serie di interviste in giro per viralizzare un po' i contenuti del film e far parlare dei temi più importanti, quindi il porno online, i limiti imposti ai ragazzi dalla società degli adulti, tra molte virgolette, e la forza dell'amore, il coraggio dell'amore. Le esperienze virtuali invece sono quelle che si sono un po' più sperimentate nell'ambito dei social network, quindi Facebook, Twitter, andando a sfruttare tutti quelli che sono stati gli elementi forti del film, quindi la colonna sonora, la presenza di piccole web celebrities nel casting e in fondo la cosa più importante, l'energia dell'amore che muove a tutti i personaggi. A Quadro diventa in questo modo anche il primo progetto di transmedia storytelling applicato al cinema italiano, quindi un progetto che utilizza più piattaforme per andare a pubblicizzare i temi ma anche e soprattutto tutti i punti forti del film, della pellicola. La scommessa che ha fatto quindi la Mood Film insieme al Rai Cinema per la prima volta, diciamo così, nel cinema italiano porta anche il nostro cinema a livello di altri standard europei, di altri film che finalmente utilizzano forme di racconto innovative come poi sono quelle utilizzate anche come linguaggio nella regia del film e nella sceneggiatura.